Eccoci qua, allora una brevissima pausa per noi, non andate via perché poi facciamo un focus sulla nostra capitale. Radio Yes, Radio Yes. Presso il MediCenter Group, al costo unitario di 85 euro, puoi effettuare risonanze magnetiche con macchinario aperto, TAC e colonscopie virtuali senza lista d'attesa e con reparto in 24 ore. Ecografie ed ecocardio color Doppler al prezzo del ticket sanitario. Via Salaria 187, Monte Rotondo Scalo. Numero verde 800 436 436. MediCenter Group. L'eccellenza accessibile. Per la tua pubblicità su Radio Yes, chiama il numero 06 653 2237. Le 19 e 15 minuti, ritorniamo in diretta su Radio Yes, lo dicevamo, allora ora facciamo un focus sulla nostra capitale, lo sappiamo, i primi di aprile, il 7 aprile si voterà per le primarie del centro-sinistra, i candidati in questo momento sono 6, noi vogliamo parlare in particolare con una di loro, ovvero con una delle due donne candidate al comune di Roma, si tratta appunto di Patrizia Prestipino. Buonasera Prestipino. Buonasera a voi. Ecco, allora anzitutto la sfida, possiamo anche chiamarla così, all'interno del Partito Democratico fra le diverse figure che si candidano appunto alle elezioni nella sfida contro gli altri partiti si sta facendo sempre più calda. Oggi c'è un altro capitolo di questa sfida interna che riguarda un po' le accuse rivolte a Sassoli. La questione è da Davide Sassoli, appunto parlamentare europeo, candidato anch'esso per le primarie appunto del PD al Comune di Roma. La questione è quella di manifesti abusivi, ovvero diffusi diciamo al di fuori di quelle che erano le zone consentite. Un evento che ha scatenato la richiesta di escludere Sassoli da questa corsa alle primarie. Lei che ne pensa? No, penso che appena adesso ho citato i miei colleghi del PD che non dobbiamo farci del male tra di noi, siamo tutti del PD, lavoriamo tutti per una unica direzione che è quella di rafforzare il PD, il centro-sinistra, e di trovare una candidatura che sia una candidatura credibile, autorevole sui cittadini di Roma. Quindi non mi piace entrare in polemica, io posso solo dire che quando ho attaccato i miei pochi manifesti nel mese di ottobre ho pagato la tassa comunale, punto. Tutti mi guardavano come se avessi fatto chissà quale strano gesto, ma ho ritenuto di doverlo fare. E i miei manifesti sono durati 2 ore, perché così dura, se tu paghi una tassa poi non hai nessuna garanzia che i manifesti qualcuno te li tuteli, fine della discussione. Poi ho sottoscritto un protocollo con un'associazione di decoro della città che si chiama Imbrasso Zero, sì. Ho promesso non avrei più fatto manifesti e così è stato. Tra l'altro su questa sua decisione si allinea anche Ignazio Marino, che è l'altro dei candidati alle primarie, che oggi dice: non imbratto Roma, non spenderò neanche un euro per i manifesti. E poi il comitato invece c'è a supporto, sì. loro vanno anche in televisione sui TG nazionali, cosa che a me non è concessa, perché sì, non so certamente perché. Hanno una maggiore visibilità. Io soffro ancora di più perché, avendo deciso di non fare manifesti, ma non potendo andare nelle trasmissioni, cioè, ma stando, se sentite rumore, perché io sto nei gazebi tra la gente dalla mattina alla sera ormai dal mese di ottobre, avendo deciso questa cosa io sono più svantaggiata, perché non posso neanche andare meno in nota al grande pubblico a raccontare chi sono e cosa, certo, vorrei fare per la mia città. Allora, per renderle giustizia, noi raccontiamo diciamo due cose su di lei, così che chi ci ascolta la può conoscere un pochino di più. Lei proviene dalle file della Margherita, fa attualmente parte chiaramente del PD ed è stata assessore allo sport, turismo e giovani della provincia di Roma con Zingaretti. Prima presidente del municipio 12 con Veltroni. Esatto. Presidente. Esatto, ecco, quindi questa è la sua esperienza, come lei diceva, parte dal territorio, a contatto con la gente e quindi con le esigenze dei cittadini. Ecco, proprio rispetto a questo, qual è la sua idea di Roma Capitale? Cioè, se nel caso in cui lei riuscisse a vincere le primarie appunto all'interno del partito, che immagine di Roma ha? Che cosa vorrebbe realizzare? Intanto io amo anche dire che nella vita faccio l'insegnante, insegno lettere, sì, in un liceo del 12° municipio, dell'EUR, in aspettativa non retribuita da quando sono amministratore, e sto continuando a fare una campagna elettorale
senza stipendio perché ho deciso di non tornare a scuola per non togliere la cattedra a un giovane supplente che mi sostituisce, quindi è una scelta anche abbastanza economicamente difficile. Gliene rendiamo merito. No, perché sapete anche che io ho rinunciato ad andare in Parlamento, nonostante Renzi me l'avesse chiesto, io ho detto no, ho iniziato questo progetto di, che è un progetto di vita per me, non è un trampolino, è un punto d'arrivo, voglio, mi piacerebbe amministrare la mia città, non mi sono candidata a deputato perché lo trovavo assolutamente inadeguato, sono andata avanti e sono l'unica senza paracadute. Detto questo, ho in mente un'idea in cui la politica e l'amministrazione diano un buon esempio dal punto di vista morale, etico, di razionalizzazione della spesa, di, che non diano esempio di sprechi in nessun campo, né sprechi economici, né sprechi morale, un'amministrazione tutta online, trasparente, l'open data, tutte le gare d'appalto dall'inizio alla fine online, anche la minima spesa, un taglio della spesa pubblica attraverso la l'azzeramento di quasi tutti i consigli di amministrazione delle aziende partecipate, che sono il vero terreno di spreco, e soprattutto anche per farci capire i stipendi dei super manager, sì, e che sono il terreno della spartizione di potere tra i partiti, certo, quello tocca a me, quell'altro tocca a te, quindi tutto questo da andare via, il taglio delle auto del 70% con cui si risparmierebbero 16 milioni del parco auto, con cui si risparmierebbero 16 milioni di euro che potrebbero andare a coprire le politiche, quelle vere, la carne viva, cioè quelle del welfare, esatto, l'assistenza alle famiglie deboli, e poi tante altre cose che riguardano da insegnante il rafforzamento della rete pedagogica della città, dell'edilizia scolastica, le scuole aperte tutto il giorno per permettere ai nostri bambini di imparare anche la musica, la pittura, lo sport in orario extrascolastico a spese dell'amministrazione comunale. Quindi, senta, lei che pensa proprio a riguardo, sì, proprio lei diceva sono insegnante, ci saranno importanti iniziative nel campo della scuola, no, nel caso fossi eletta, lei che pensa dell'ipotesi appunto di realizzare dei test d'ingresso nei licei? È una eventualità per nulla remota, al punto che in realtà è già realtà in diverse strutture del nostro paese. Che cosa ne pensa? Ma hanno provato di tutto, ci sono alcuni licei che sono in sovrannumero, in esubero, e devono trovare una sorta di anche loro di criterio di selezione. Normalmente una volta si faceva si tirava a sorte nel liceo dove insegnavo io. Adesso alcuni licei invece sono in forte ridimensionamento numerico, quindi non è che si può applicare a tutti, bisogna vedere quei licei che hanno esigenza di smaltire ragazzi, utenze e altri che non ce l'hanno, quindi magari licei che hanno maggiore fama dal punto di vista pedagogico possono pure applicare questa cosa, ma non è che si può fare con tutti. Poi insomma ragazzi, già ho letto di una flessione dei licei classici rispetto, io insegno al liceo classico, insegno latino e greco. Già noto questa flessione, se ci mettiamo a fare anche le selezioni così, io temo che poi diventi quasi un miraggio, no? Arrivare al liceo classico che da insegnante di lettere classiche io difendo fino alla morte, perché secondo me è un liceo che ti dà una grande apertura umana, ancora prima che culturale. Insomma, è una cosa che andrebbe un attimo più ripensata, discussa, sicuramente approfondita. Senta, Prestipino, notizia di oggi sul fronte della sanità, parliamo del capitolo sanità, che noi sappiamo che comunque è a gestione regionale, no? Però chiaramente ci sono anche degli interventi che come Comune di Roma è possibile portare avanti. La notizia di oggi è che chiude il San Carlo di Nancy, esatto. L'ospedale appunto non sarebbe poi in regola, ci sono circa 650 lavoratori che quindi rischiano di restare a piedi, nonché centinaia chiaramente di pazienti. Ecco, secondo lei la questione sanità nel Lazio in generale, ma in particolare a Roma, dove poi i più grandi ospedali soffrono del sovraffollamento, in questo caso parliamo proprio di ospedali, proprio perché la provincia ormai è stata smantellata con, lo ricordiamo brevemente, decreto numero 80 di un paio di anni fa della Polverini ha portato avanti una riorganizzazione della rete sanitaria, cosa che ha comportato lo smantellamento delle strutture periferiche, quindi nelle province e al di fuori di Roma, e questo ha fatto sì che in mancanza di servizi dalle province i malati si riversassero nella capitale, e questo ha portato poi chiaramente al tracollo di tante strutture anche importanti e grandi. Ecco, come pensa lei di affrontare questo capitolo? Fa parte di un grande piano di ridimensionamento, di razionalizzazione dei posti letto e strutture ospedaliere,
si è andato troppo pesanti. I tagli lineari sono sempre tagli molto costosi sulla pelle viva, sulla mm-hmm. carne viva della gente, soprattutto quando parli di sanità. Io credo che Zingaretti, che è stato il mio presidente, ero suo assessore, e manterrà quello che ha detto in campagna elettorale, cioè mm-hmm. da commissario della sanità saprà comunque restituire una certa equità di offerta sociosanitaria alle utenze soprattutto di Roma, ma anche della regione Lazio. Mm-hmm. Però sono momenti molto difficili, i tagli sono mostruosi e la sanità è in ginocchio. Voi avete ricordato giustamente il San Carlo, ma io vi do un'altra notizia. Sì. L'ospedale Sant'Eugenio, che è un altro polo mm-hmm. d'eccellenza di Roma Sud, è stato chiuso da giorni il reparto di cardiologia con l'emodinamica, che era un vero fiore all'occhiello mm-hmm. della cardiologia ospedaliera di questo grande fetta di Roma, mm-hmm. nell'assoluto silenzio generale, con gente che sta a casa, compresi medici e infermieri. Sì. È un problema serio che io mi auguro e spero, sono convinta che Nicola Zingaretti e la sua giunta sapranno affrontare con grande, grande senso di responsabilità. Sì, ecco, questo capitolo poi ripropone anche all'attenzione il problema dei cosiddetti ammortizzatori sociali. Lo ricordiamo, chi poi perde il lavoro spesso viene trasferito, diciamo, in un regime di cassa integrazione o comunque... Noi abbiamo un bellissimo programma sul reinserimento lavorativo degli inoccupati, dei disoccupati 25 anni, ma soprattutto over 50, che sono forse la piaga più grande, perché sì. un conto e essere inoccupati a 20 anni, un conto vi assicuro perdere il lavoro a 40, 45, 50 anni. E va rafforzata la rete della protezione sociale, va allentato il patto di stabilità almeno nel campo dei servizi sociali alle persone, alle famiglie più disagiate, e vanno aiutate le cooperative sociali, che sono il vero grande motore non solo di assistenza sociosanitaria alle famiglie romane, ma soprattutto di rilancio economico del mondo del lavoro, perché ricordiamoci che le cooperative sociali non solo danno assistenza, ma danno anche posti di lavoro proprio a quelle persone certo. disagiate che affollano sempre di più la capitale. Quindi la rete delle cooperative sociali, io ho proposto di applicare la famosa delibera del 5% che Alimanno ha solo messo sulla carta ma non ha applicato, cioè di trasferimenti di fondi autonomi del 5% del budget del comune alle cooperative sociali di tipo B, che sono quelle che danno i servizi alle persone e alle famiglie più deboli. Allora sì, Prestipino, io intanto la ringrazio. Lei diceva uno dei problemi per quanto riguarda la sua personale di candidatura, dice: io non sono nota e conosciuta. Allora noi lo ricordiamo per chi ci ascolta, perché giovedì 4 aprile alle 13 ci sarà un dibattito fra tutti i candidati, visibile sulla TV online, udem.tv. quindi questa potrà essere una delle occasioni in cui ci potrà essere sicuramente un confronto pubblico, dove potremo anche... Ci sarà pure quello di Sky, venerdì 21, alle 21, quello famoso di Sky, il confronto anche sui candidati di Roma Capitale. Ottimo, ottimo. A che ora? Alle 21 venerdì 5 aprile. Ottimo, ottimo. D'accordo? Allora, noi la ringraziamo moltissimo. Ricordiamo, grazie, Patrizia Prestipino, candidata alle primarie del Partito Democratico per il Comune di Roma. Auguri allora. Bocca al lupo a voi. Arrivederci. Arrivederci.